Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, dunque episodio numero 7 sugli stadi del calcio. Oggi andiamo all'estero, ho fatto due di fila italiani perché avevo già le informazioni pronte. Torniamo a parlare dell'estero. Andiamo in Olanda, oggi siamo qui per parlare degli stadi dove ha giocato l'Ajax. L'Ajax, squadra più gloriosa d'Olanda, che un palmarès sicuramente importante. Negli ultimi anni ha vinto meno in Europa, si è affacciata meno in Europa, ma ha continuato la sua grande tradizione del settore giovanile, quindi sicuramente la crescita dei ragazzi dell'Ajax è sempre costante, si è allargata, è una delle poche squadre ad avere addirittura, pensate, parliamo di calcio maschile, oltre alla squadra femminile, ha quattro squadre da calcio maschile: la prima squadra, la squadra riserve, la squadra amatori e la squadra in Sudafrica, chiaramente conteggiando soltanto prime squadre, cioè squadre che partecipano a campionati maggiori, senza contare tutto il settore giovanile e anche la squadra femminile, ovviamente. Ho scelto l'Ajax oltre che per la storia, anche perché aveva qualche stadio in più di altre squadre, quindi insomma si poteva ampliare questo video. E cominciamo subito. Il primo stadio dell'Ajax dal 1907, anno di fondazione, o comunque l'anno dove ha cominciato a giocare a calcio, fino al 1934, il terreno di gioco dell'Ajax era l'Etthoten Stadion. Struttura in legno, non grandissimo, anzi molto piccolo, e dove l'Ajax è andata avanti fino appunto al 1934. Da lì poi, ovviamente, qua non ci sono state partite della Juventus in questa struttura. Dopodiché, ovviamente, lo stadio è diventato troppo piccolo, perché era veramente piccolo, e si sono trasferiti allo Stadion de Mer. Lo Stadio de Mer dal 1934 al 1996. Qui ci hanno giocato anche diverse squadre italiane, tra cui anche il Torino. Mi ricordo la famosa scena di Mondonico che tira su la sedia allo stadio, era proprio allo Stadion de Mer. E la Juventus ci ha giocato anche lei una volta nel 74. Scusate, nel 78, e era una partita andata e ritorno. Ajax-Juve è terminata 1-1, ma è alla fine una vittoria perché al ritorno, finita 1-1 anche a Torino, ma poi ai rigori la Juve ha portato a casa la qualificazione. Quindi un 1-1 che ha sicuramente il sapore della vittoria, perché poi è arrivata la vittoria ai rigori più avanti. Quindi. Ed è raro comunque aver visto l'Ajax giocare qualche partita di questa levatura allo Stadion de Mer. Perché? Perché lo Stadion de Mer era veramente piccolo, conteneva pochissimi posti e l'Ajax, purtroppo per loro, dovette andare a giocare in un altro stadio alcune partite di coppa, soprattutto quelle di cartello. Dove le andava a giocare le partite di cartello? Le andava a giocare all'Olympisch Stadion, lo stadio olimpico di Amsterdam. Lo Stadio Olimpico di Amsterdam, che è stato creato, appunto, messo su nel 1928 per le Olimpiadi, l'Ajax ci giocò nello stesso periodo dello Stadion de Mer. Più avanti, perché parliamo delle coppe europee, quindi dal 54 circa fino al 96. Qui la Juve ha giocato una partita e ha perso 2-1 nel 74. Però fece un'amichevole 2 giorni dopo, prima di tornare a Torino, fece una sgambata con i ragazzini dell'Ajax, la Young Ajax, e la Juventus vinse 6-0 con la tripletta di Bettega, il gol di Causio e il gol di Altafini. Nel 1996 l'Ajax si ritrasferisce ancora in un altro stadio, creano appunto la struttura che già allora era futuristica, l'Amsterdam Arena. Particolarità, intanto già il nome Amsterdam Arena con la A maiuscola anche nell'ultima, quindi Arena, la A in fondo maiuscola. E qua la Juventus fa delle belle partite perché ne vince praticamente tre di fila. Vince la prima volta con l'Ajax, appunto, in semifinale di Champions del 96-97 con le reti di Amoruso e Vieri 2-1. Poi vince una seconda volta grazie al gol di Nedved nei gironi di Champions 2005-2006, 2004-2005, e poi vince la terza volta nel 2008 in Europa League grazie alle reti la doppietta di Amauri. 2-1, che ribaltare i gol di Amauri e ribaltare il gol di Sulleimani. Nel 2018 però
ovviamente nel giorno del che sarebbe stato del 70° compleanno di Johan Cruyff, viene cambiato il nome allo stadio, diventa Johan Cruyff Arena. Johan Cruyff è mancato l'anno prima. E dal 2018 appunto lo stadio si chiama così. La Juventus ci ha giocato una volta sola l'anno scorso in Champions. Ci ricordiamo tutti soprattutto la bruttissima partita di ritorno della Juve. All'andata Ajax-Juve era terminato 1-1, Juve in vantaggio con Ronaldo. Poi è arrivato il pareggio dell'Ajax su erroraccio di Cancelo, perché bisogna ricordare quando Cancelo faceva le cappelle. In realtà questi sono gli stadi dell'Ajax. L'Ajax ha giocato in queste strutture. Però una cosa che mi va come posso dire, di specificare è che l'Ajax ha anche uno stadio per il settore giovanile, lo Stadion de Toekmost, spero di averlo detto bene, Stadion de Toekmost, dove giocano tutte le squadre del settore giovanile dell'Ajax e dove si allena anche la prima squadra, che si allena insieme alle giovanili, proprio per avvantaggiare le giovanili all'ingresso in prima squadra. Qui la Juve ha in realtà pochissime partite ufficiali, perché ha giocato in Youth League, ha perso, credo 3 anni fa, ci giocava ancora Clemenza nella primavera. Però ho segnalato un Ajax Juve finita 2-1 per la Juve, che è la finale della scorsa Future Cup, quella dell'anno scorso che la Juve ha vinto proprio in questo stadio, è uno dei trofei più importanti a livello planetario per gli under 17. Appunto la Juve l'ha vinto lì 2-1. Trovate tra l'altro gli highlights sul canale YouTube dell'Ajax. E dunque questa sicuramente, secondo me andava la pena specificare questo stadio, perché anche se è per il settore giovanile, ma è veramente una gran bella struttura. Dimostrazione che l'Ajax, come detto mille volte, segue la prima squadra, ma dà tantissimo anche per il settore giovanile. Ragazzi, chiudo qua il video, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video del canale. Ciao a tutti!